Non abbiamo fatto niente per meritare un punto e non abbiamo fatto niente per uscire soddisfatti da questa gara. Non è sufficiente appellarsi alle seppur importanti assenze per giustificare la prestazione sconcertante della Massese che, senza mai impensierire il portiere avversario, sul terreno del Porta Elisa di Lucca regala la prima storica vittoria in Serie D della sua breve vita alla Ghivizzano Borgo a Mozzano, che regola i bianconeri con una doppietta segnata nella ripresa ed ispirata dall'ultimo acquisto dei biancorossoazzurri Biagio Pagano. Mister Danesi doveva rinunciare allo squalificato Aliboni e dagli infortunati Chianese del Nero Stampa e Nicola Dell'Amico. Con Capitan Milianti in campo nonostante l'influenza che gli ha impedito di allenarsi tutta la settimana, così come Remorini, reduce dal fastidio al legamento collaterale del ginocchio. Per contro, Pacifico Fanani poteva avvalersi dal primo minuto dell'esperienza di Gianluca Pane, le ultime due stagioni 36 presenze in Lega Pro, e sistemava in panchina l'ultimo arrivato Biagio Pagano, oltre 280 presenze tra Serie A e Serie B. La gara fatica a decollare ed il primo simulacro di occasione è al 15°, con Cecchetti che non inquadra lo specchio di testa su angolo da destra di Zambarda. Al 21°, un caparbio Taddeucci libera a sinistra in area De Gori, che non è preciso con il suo sinistro incrociato. Al 28°, blackout di Rosaia, che regala palla a Taddeucci, solo al limite dell'area. Barsottini gli si fa incontro e Marino serve in orizzontale Russo, che spara incredibilmente alto. Al 33°, su punizione da destra di Zambarda, Fontanelli tocca quel tanto che basta per mettere fuori causa Rosaia, saltato solo di fronte alla porta vuota. Al 36°, viene annullato un gol a Rosaia per un precedente fallo in area di Falchini, che viene anche ammonito. Nella ripresa tornano in campo i 22 della prima frazione. Al 12°, Falchini spaventa Fontanelli su punizione dal limite, ma la sfera si perde al lato. Al 22°, l'equilibrio si rompe. Pagano, entrato al 10° al posto di Lelli, si libera a sinistra, crossa in mezzo e Barsottini, disturbato da Taddeucci, respinge corto e da due passi rompe il giovane Carignani che, con una bordata di destro, porta in vantaggio la Ghiviborgo. Al 31°, un destro da fuori senza pretese di De Gori viene bloccato da Barsottini. Al 33°, incursione di Russo che entra in area e calcia centralmente, col giovane portiere bianconero che respinge. Al 35°, doppio intervento di Barsottini, che respinge prima un tiro di Borgia e poi il tentativo di tap-in di Taddeucci. Imbarazzanti l'azione ed il secondo gol che prende la Massese. Surace sbaglia lo stop e regala palla a Taddeucci nella metà campo opposta. L'ex bianconero si avvia al piccolo trotto verso la porta avversaria senza incontrare ostacoli. Scarica per Pagano a sinistra, che gli restituisce il pallone con una pennellata che Taddeucci schiaccia di testa sul suo piede destro, prendendo in controtempo Barsottini. Mostrando un grande rispetto per i suoi trascorsi massesi, il bomber del Buccellato non esulta. Si chiude con la festa biancorosso-azzurra ed il ritorno mesto dei bianconeri negli spogliatoi. Preoccupa la mancanza di assunzione di responsabilità dei giocatori della Massese, che disertano la sala stampa, ma si offrono volentieri a delle interviste telefoniche effettuate da chi non ha visto la partita.